pochi mesi fa è stata fatta una norma in cui hanno detto che proprio per gli omicidi colposi plurimi, tipo quello dell'Aquila, o per i disastri colposi plurimi, tipo quello di Viareggio, bisognava raddoppiare i tempi della prescrizione perché erano così complessi e quindi c'era il rischio della prescrizione. Quindi che siano processi a rischio prescrizione è tanto vero che proprio poco fa è stato raddoppiato il tempo della prescrizione. Allora oggi quello che noi abbiamo chiesto è: lascia stare la beffa che ti si fa una legge per te, ma togli almeno dalla validità di questa legge i specifici reati. E abbiamo detto mica tanti di reati. Abbiamo detto certamente il 416 ter, il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, abbiamo detto sicuramente il riciclaggio, ma abbiamo detto anche l'omicidio colposo plurimo e il disastro plurimo. Perché? Perché se tu poco fa hai detto che erano così a rischio da aumentare la prescrizione e adesso riaccorci la prescrizione, è come dire me lo dai con una mano e me lo togli con un altro, mi fotti senza dirmelo, ma sempre fottuto mi fai. Ecco perché io ritengo che quel che sta succedendo oggi è grave, anzi è gravissimo. Il fatto che, e poi scusate, se fosse vero che non serve, diciamo così, che non crea alcun effetto, perché lo hanno inserito? Lo stesso ministro della giustizia ha detto ieri, questo è un processo che non incide per niente sugli altri, incide solo 0,002%, insomma soltanto per qualche pochissimi processi. E allora che l'hai fatto a fare? L'hai fatto proprio per quel processo. In realtà ti sei trascinato dietro, per sistemare il tuo amico ti sei trascinato dietro anche processi delicatissimi che rischiano di andare in malora. Per intenderci, io ieri, tanto per capire come non è vero quel che dice l'onorevole Paris, ieri ho ricevuto e ho letto in aula una lettera di due avvocati, gli avvocati difensori, non due avvocati, gli avvocati difensori delle parti lese di Montefibre. Montefibre era ed è quella società ad Acerra che produceva Eternit, produceva materiale, diciamo così, amianto e quant'altro, e ha portato a 85 morti. Ci sono 200 parti lese, questi sono i difensori di quelle 200 parti lese. Mi ha scritto una lettera per dire al ministro Alfano, e io gliel'ho consegnata, per dire, primo, di quegli 85, già la ex Cirielli di qualche anno fa me ne ha mandati in prescrizione 45 di vittime. Il processo si sta facendo adesso e finisce a maggio, già la sentenza di primo grado andrebbe bene per poi promuovere tutta l'attività di risarcimento danni, ma ad aprile con questa legge che stanno approvando, tutti gli altri 40 vanno tutti in prescrizione. Quindi è tanto vero che rovina questi processi che i difensori di 200 parti lese mi hanno mandato una lettera mio tramite a Berlusconi stesso, quello vabbè non lo legge le lettere, ma a Alfano, gli hanno mandato una lettera a Alfano per dire: ti rendi conto che ci saranno 85 morti che ti porti sulla coscienza? Lui ride, come tutte le Iene Ridens ride. Grazie. Vorrei ricordarmi una cosa, che comunque c'è un sistema per fermarlo, tutto il resto sono chiacchiere. Il 12 e 13 giugno c'è un referendum, quel 12 e 13 giugno non facciamoci abbindolare, votando il referendum anche sul legittimo impedimento, vuol dire mandarla a casa.